La masseria delle allodole di Antonia Arslan, uno sterminio da non dimenticare. Nel 1915, quindi un secolo fa, c'è stato uno sterminio di 1,5 milioni di armeni in Turchia. Occorre non dimenticare, bisogna non dimenticare questo come lo sterminio degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. Che differenza c'è fra essere armeni oggi, nel 2015, ed esserlo nel 1915? Ebbene, praticamente tutti gli armeni che abitavano in Armenia, una regione appunto orientale della Turchia, furono sterminati, tranne pochissimi sopravvissuti, esattamente come avvenne agli ebrei che si trovavano nell'Europa centrale. Furono tutti sterminati, tranne pochissimi sopravvissuti. Allora, diciamo che questa, la differenza fra essere armeni oggi ed essere nel 1915 è la stessa che c'è fra essere ebrei oggi in Europa o negli anni della Seconda Guerra Mondiale. Insomma, il progetto armeno ha sinistre somiglianze con la soluzione finale del Terzo Reich. Il progetto armeno, ne parleremo, insomma, se ne parla comunque in questo libro, è la decisione di sopprimere totalmente questo popolo da parte dei turchi che erano al potere allora, nel 1915, no? Che erano appunto il partito dell'Unione del Progresso Turco, i cosiddetti giovani turchi. Ma procediamo con ordine. Andiamo a leggere, dicevamo, La masseria delle allodole, che è stato il romanzo che ha dato, insomma, fama, ha vinto anche parecchi premi letterari e ha venduto moltissime copie questo romanzo, che è stato il primo di Antonia Arslan. Noi abbiamo letto in classe qualche anno fa il bellissimo libro di Mush, uno degli ultimi romanzi di Antonia Arslan, ma l'emozione che trapela dal primo, appunto da questo, La masseria delle allodole, da cui è stato tratto poi anche un film, rimane impareggiabile. Perché stavolta lei non si fa tramite di una storia altrui, come nel caso del libro di Mush, no? Nel senso che dopo La masseria delle allodole, Antonia Arslan ha raccontato altre storie, un po' alla fine del romanzo, anticipa alcune delle storie che poi sviluppa nei romanzi seguenti della sua famiglia. Ma poi ha raccontato storie di altri, che altri sono venuti a raccontarle e quindi che lei poi ha trasportato nei suoi nuovi romanzi come il libro di Mush, bello, bellissimo, assolutamente. Però dicevamo che La masseria delle allodole è la sua storia, la storia della sua famiglia, la storia della famiglia Arslan. Racconta qui la storia della sua famiglia come se fosse la storia della famiglia di ciascuno di noi, la storia della mia famiglia. A chi non è capitato di ascoltare con trepidazione i racconti dei propri nonni, magari di guerra, sulla resistenza, eccetera, eccetera. Ebbene, proviamo a immaginare una bambina, Antonia Arslan, che intorno al 1949 ascolta dal nonno una storia tremenda, quella dei suoi parenti rimasti in Turchia durante l'eccidio. Il nonno racconta a questa bambina, no? La bambina trattiene questo ricordo, no? E poi dopo tanti, tanti decenni, decenni e decenni dopo, mette per iscritto questa storia. Dopo essere diventata grande, essere diventata una professoressa di lettere, essere andata poi anche in pensione, Antonia Arslan è diventata la scrittrice, testimone, diciamo, di questo eccidio, di questo sterminio, che non va dimenticato esattamente come non va dimenticato l'altro, cioè quello degli ebrei durante il nazismo. Tecniche narrative. Così si dipana la vicenda di questo libro in un continuo e abile alternarsi di piani temporali. Da quando il nonno è partito a 13 anni per andare a studiare al Collegio Armeno di Venezia, intorno al 1865, fino al presente, tanti piani temporali, no? Quindi, provate a immaginare, nell'Ottocento, no? In questo villaggio dell'Armenia, no? Dove dei ragazzini decidono di andare, insomma, a fare un po' fortuna, ecco. Uno di questi è appunto il nonno di Antonia Arslan. Poi,
nel 1915, per chi è rimasto lì nel territorio, diciamo, dell'Impero Ottomano, la morte, la tragedia, lo sterminio. Poi nel 1949 il nonno, che si può dire nel suo ultimo anno di vita, racconta ad Antonia questa storia. Poi nel presente, dicevamo, nel presente narrativo, quindi nel presente, ecco, questo romanzo è stato pubblicato nei primi anni 2000, insomma, non ricordo se 2002, 2003, eccetera, il presente narrativo di Antonia che riferisce tutte queste storie. Ecco, 2004, sì, questo libro è stato pubblicato nel 2004. Nel testo il carattere normale si alterna al corsivo, con il quale spesso vengono inserite le anticipazioni dello sterminio, a testimonianza di questo incrocio di piani temporali, insomma, intendo dire, nel corso proprio della narrazione, in mezzo alla narrazione, ci sono queste parti in corsivo che o rappresentano anticipazioni di quello che sarebbe accaduto magari qualche mese dopo, o sono rimandi al presente, o sono riflessioni, no? Ecco, ritengo questi procedimenti, queste tecniche narrative molto interessanti. Il prologo. Ecco, praticamente il romanzo è composto di tre parti, un prologo, poi la prima e la seconda parte. Il prologo è essenziale per capire l'essenza del romanzo, che sta tutta, come nel libro di Musch, nella tradizione che le generazioni passate ci consegnano, perché non sia smarrita la sua ricchezza. Dicevamo, è il 1949 e il nonno Jervant accompagna la sua piccola nipotina, Antonia, a Padova, nella Basilica del Santo, che porta il suo nome. No, abbiamo detto, è stata chiamata Antonia, quindi la Basilica di Sant'Antonio da Padova. Il 13 giugno, giorno del suo onomastico, quindi festa del Santo. 13 giugno, festa di Sant'Antonio, no? Quindi, la Basilica lì a Padova, piena di gente, con tante feste, cerimonie, eccetera, un qualcosa che rimarrà, insomma, tra i ricordi più dolci, più cari, ecco, rimarrà questo ricordo, no? In Antonia Arslan. E ce lo riporta come prologo. Dice: ma cosa c'entra questa cosa con la storia degli armeni, del genocidio degli armeni? C'entra, c'entra e come, no? Perché affonda questa vicenda, insomma, in una storia di generazioni e generazioni che hanno preceduto Antonia, no? La generazione del nonno, degli zii, dei prozii, del bisnonno, vedremo, eccetera, no? E questa cosa quindi non va dimenticata. C'è un legame, insomma, intendo dire, fra le generazioni, no? Un filo che lega tutte quante le generazioni. Ecco perché è essenziale questo prologo. La visita di quella bambina è la visita verso quella parte di noi stessi che c'era prima che noi nascessimo, verso l'essenza di noi, che è racchiusa in questo gioco, in questo legame, in questo filo di generazioni, no? L'una dopo l'altra. I nostri nonni, i nostri genitori, perché portiamo quel nome? Perché ci chiamiamo Antonia, Luigi, eccetera. Ma leggiamo un testo, una parte, insomma, di questo interessantissimo prologo, alla pagina 15 del libro che io ho utilizzato, che nella, diciamo, edizione Burr, Biblioteca Universale Rizzoli Extra. Dopo tanti anni è nell'odoroso interno brulicante di gente che mi sento a casa, nel caldo nido di una volta, non estranea, non ospite, ma passeggera in attesa di un treno di cui non conosco l'orario. Ecco, dice appunto: mi sento a casa in questo odoroso interno brulicante di gente, cioè l'interno della Basilica di Sant'Antonio di Padova, si intende, no? Odoroso perché, insomma, c'è l'odore di incenso, ad esempio, no? Brulicante perché abbiamo detto che, soprattutto poi il 13 giugno, la Basilica è piena di gente. Nel caldo nido di una volta, non estranea, non ospite, ma passeggera in attesa di un treno di cui non conosco l'orario, non so bene perché, no? Ma diciamo c'è un filo, c'è un legame, no? Che appunto mi tiene
in un luogo come questo, no? Mi tiene avvinghiata a un passato, no? Quindi io non so bene perché, ma non posso fare a meno di questo legame. So soltanto che da qui passerà, continua la metafora, scusate, del treno, da questa grande stazione dove nessuno è straniero. E un grande cuore ancora batte per segnarci il cammino. Qui vorrei finire il mio tempo, appoggiata a un gradino consumato dai passi degli uomini, perché qualcuno mi accetti, dice e scrive Antonia Arslan, qualcuno con la maiuscola, per non svanire nel nulla e transitare verso la luce, con la mano nella mano del mio amico Antonio il Portoghese, detto Antonio di Padova, il santo col fiore di giglio in mano. Bene. Dicevamo quindi che, terminato questo prologo, incomincia una storia invece che è, appunto, è ambientata intorno al 1914-15. È la storia di Senpad. Infatti, la parte prima si intitola così, Lo zio Senpad. Il romanzo, infatti, si divide in due parti, che hanno un nome ben preciso, quello del fratello del nonno, diciamo, Senpad è il prozio, no? Il fratello del nonno Yervant, la prima, è quello di sua moglie, la seconda, cioè la seconda parte si intitola, cioè ha come titolo, insomma, La moglie del prozio. I nomi si moltiplicano e per noi lettori italiani non sempre facili da ricordare. Però l'importante non è ricordare quei nomi, ma capire che dietro quei nomi c'è una parte di quel 1,5 milione di armeni, di persone, insomma, perseguitate, che il governo turco voleva sparissero nel nulla, proprio come gli ebrei bruciati nel camino di Auschwitz. I turchi, come i nazisti, ecco un'altra analogia che notiamo fra questi due stermini, non volevano lasciare tracce di questo sterminio. Ancora oggi ci sono molti turchi che negano, no, l'esistenza di questo sterminio, no? Negano questo sterminio. Esattamente come ci sono delle persone, i nazisti, insomma, che negano ancora oggi l'Olocausto. I parenti di Yervant. Comunque, abbiamo detto che non è la cosa più importante, no? Però, vabbè, diciamoli comunque alcuni di questi nomi, almeno in questo nostro contributo. Yervant, in quel paese, un piccolo paese che non si nomina, questo paese sperduto in mezzo alle colline, no? Nella regione dell'Armenia. Non ha soltanto Senpad, il fratello farmacista, ma anche due sorelle minori, Veron e Aznev, che vivono lì in quel paese. Inoltre ci sono altri due fratelli, che però non sono in quel paese. Rupen, che è partito anche lui giovanissimo come Yervant, ma alla volta dell'America, non dell'Italia. Quindi se Yervant è partito a 13 anni, dicevamo, verso l'Italia, verso, insomma, il collegio, abbiamo detto, il collegio armeno di Venezia. Invece Rupen, magari qualche anno dopo, è partito verso l'America. L'altro fratello che fa il medico, come Yervant, ma ad Aleppo, in Siria, e si chiama Zareh Arslanian. Arslan è il cognome di Antonia. E questo è il cognome quindi di questi suoi parenti anche. Solo che spesso al cognome si univa un suffisso. Il suffisso Yan, che è il suffisso caratteristico di tutti i cognomi degli armeni. Bene, quindi ricapitolando, abbiamo detto che nel 1914-15, quando avviene questa persecuzione, insomma, degli armeni, ci sono dei fratelli e delle sorelle, non tutti però in quel paese dell'Armenia, perché Yervant è in Italia e Rupen è in America. Ma gli altri, che sono appunto un fratello, Senpad, e due sorelle, Veron e Aznev, si trovano lì. E saranno, diciamo, tra virgolette, i protagonisti di questa storia. La profezia di Arpazum, il vecchio bisnonno di Antonia, il padre di Yervant, Senpad e tutti gli altri fratelli e sorelle di cui abbiamo parlato prima. Prima di morire nel 1914, dice ai suoi nipoti: fuggite, fuggite! Ha una visione quasi profetica, no? Quasi in punto di morte. Questo bisnonno di Antonia dice ai suoi parenti, cioè intuisce qualcosa che nessuno probabilmente degli armeni aveva intuito in quel 1914, che si stava per preparare un dramma.
ma Sempad è il ricco farmacista di quel paese, in un territorio che è appunto l'Armenia, stretta fra l'altopiano anatolico a ovest, cioè la Turchia, di cui fa parte politicamente, allora c'era ancora l'impero ottomano, e la zona montuosa d'influenza dei curdi a est. E lui, come tutti gli altri armeni della zona, non immagina nemmeno lontanamente cosa si prepara per loro. La famiglia di Sempad è composta di 7 figli, dei quali solo le 2 femmine e l'ultimo dei maschi si salveranno, si dice con una delle numerose prolessi del romanzo, cioè anticipazioni. Abbiamo già detto quindi che già dall'inizio, insomma, possiamo dire della storia, ci sono anticipazioni di quello che sarebbe avvenuto magari l'anno dopo, no? Perché adesso la storia incomincia, dicevamo, nel 1914, ma c'è l'anticipazione di quello che avverrà già nel 15. La cosa più angosciante, vista a ritroso, è l'ipotesi per alcuni di questi figli, no? Avevano dei sogni, avevano dei progetti, insomma, di andare a vivere, a fare fortuna in Europa, in America. Con il senno di poi viene da pensare, magari l'avessero fatto, perché sappiamo già che questa famiglia viene sterminata. E tutti i figli di Sempad muoiono in questo sterminio, tranne queste 2 femmine e l'ultimo dei maschi. I giovani turchi sono andati al potere da pochi anni, al posto del sultano, una decina d'anni mi sembra, al posto del sultano, e hanno alimentato le speranze anche degli armeni, perché il sultano aveva ordinato gli eccidi degli armeni del 1894 del 1896. Quindi questo cambio di potere, questo cambio di governo, all'inizio viene ben visto dagli armeni, perché dicono: se non ha più il potere il sultano che ci ha perseguitati, possiamo confidare in questi nuovi governanti. Inoltre c'erano a Costantinopoli, che era la capitale ovviamente dell'impero, anche dei senatori armeni e alcuni apparentemente in buoni rapporti con i ministri al potere. Al potere abbiamo detto questo partito dei giovani turchi. In realtà questo partito che si chiama, l'abbiamo già detto, il Partito dell'Unione e del Progresso, cioè i cosiddetti giovani turchi, insomma, sono fortemente nazionalisti. Quindi ritengono che insomma, le altre stirpi deturpino, contaminino e insomma, impoveriscano la Turchia. E aspettano solo l'occasione buona per farla pagare agli armeni, soprattutto fra tutte le altre etnie che ci sono, comunque in Turchia. I turchi ce l'hanno soprattutto con gli armeni, considerate una feccia che contamina e turba il paese. E poi che si arricchisce. Ripeto, sono storie che noi probabilmente già conosciamo perché sono molto simili a quelle degli ebrei, cioè la considerazione che avevano i turchi degli armeni nel 1915 è più o meno quella che avevano i tedeschi degli ebrei qualche decennio dopo. Ecco, che cosa succede? L'occasione per lo sterminio totale, possiamo dire, quindi la soluzione totale armena, cioè possiamo dire lo sterminio totale, il genocidio degli armeni, arriva con l'entrata in guerra a fianco dell'Austria e della Germania. I turchi operano sul fronte del Caucaso contro i russi e gli armeni sono accusati di favorire i russi. Quali sono le prime avvisaglie? Una sera prima della Pasqua del 1915, quindi siamo nell'aprile del 15, Celal, un ufficiale turco spasimante di Azniv, che abbiamo detto che è una delle sorelle di Sempad, propone di scappare in Europa con lei. Cioè dice: guarda, io ti amo, sei bella, sei bellissima, voglio andare a Parigi con te. Ecco. Le promette di sposare solo lei e non altre donne contemporaneamente, come è normale nella cultura islamica, e le promette anche di non costringerla a convertirsi. A questo punto Azniv gli chiede: perché? Perché dici di scappare? Lui fa capire che stanno per arrivare tempi bui per gli armeni. E lui, abbiamo detto che è un ufficiale turco, e quindi sa già delle cose, incominciano a circolare dei dispacci, diciamo, dal centro dell'impero, che ordinano ai soldati di andare a catturare, imprigionare, eccetera, eccetera. Lui vuole salvare la donna di cui si è innamorato, ma lei, indecisa e timorosa, non coglie l'occasione. E attende inutilmente Gelal le sere seguenti. Non ha colto l'occasione quella sera, e poi le sere dopo non sarà più possibile accettare la proposta di Gelal, perché
perché lui è stato trasferito a Damasco e poi lo troveremo ad Aleppo verso la fine del romanzo. Intanto a Costantinopoli iniziano le prime retate di intellettuali armeni, medici, professori, scrittori, e i due ministri Enver Pascià e Talat Pascià mettono a punto il piano per risolvere definitivamente quella che loro chiamano la questione armena, il problema degli armeni. Lo risolviamo noi a nostro modo, dicono questi due che sono al potere praticamente in Turchia. Cosa avviene nel maggio del 1915? Già da tempo Yervan, che si trova, abbiamo detto, in Veneto, dove tra l'altro ha sposato una contessa, no? Yervan ha progettato un viaggio alle origini, cioè ha progettato di ritornare da suo fratello, nel suo paese, insomma, dal fratello Sempad, con cui intesse corrispondenza. Cioè, ci sono lettere, telegrammi che si scrivono, i due, no? Per progettare bene questo viaggio, oltretutto, dove incontrarsi, eccetera. Ma proprio mentre sta per partire, l'Italia entra in guerra. Ricordate, il 24 maggio del 1915 l'Italia entra in guerra, oltretutto sul fronte opposto a quello della Turchia, cioè a fianco di Inghilterra e Francia, contro Germania, Austria e Turchia, a fianco di Inghilterra, Francia e Russia. Si chiudono così le frontiere a est, e Yervan, il 23 maggio stava per prepararsi, no? Il 24 l'Italia entra in guerra, si chiudono le frontiere, e Yervan non potrà più andare, no, in Turchia dai suoi parenti, e avrà per sempre il rimorso di non aver più visto i suoi familiari prima della strage. Abbiamo detto, siamo alla fine del maggio del 1915, inizia proprio la persecuzione, e i gendarmi turchi in quel piccolo paese, no, sperduto, dove vivono Sempad e gli altri, prelevano dalle case tutti i capofamiglia. Sempad, per sfuggire alla cattura, si rifugia in collina nella masseria delle allodole. Ecco qui adesso praticamente spieghiamo il significato del titolo. Il titolo è preso da questa loro residenza, questa villa, insomma, perché abbiamo detto che è abbastanza facoltoso nel paese Sempad, che è appunto chiamata così, la masseria delle allodole, una villa nella quale sta preparando un campo da tennis, che poi, e lo si anticipa anche questo, servirà da suo cimitero, suo e degli altri che verranno uccisi lì. Ora, Sempad di giorno scappa, alla sera le donne e i figli, e quindi soprattutto con sotto la guida della moglie di Sempad, che si chiama Sushanig e che aveva grande autorevolezza, no? Decidono di raggiungere Sempad in collina, ma questo non sfugge ai turchi, tra l'altro ci sono delle spie, poi dopo parleremo anche di questo fatto. Un tenente organizza una spedizione con una decina di soldati, c'è una loro familiare che si chiama Ismene, che cerca in tutti i modi di raggiungerli, ma ormai non è più possibile. Sushanid, con praticamente tutti i figli, raggiunge Sempad nella masseria delle allodole, che diventa una trappola mortale. Perché? Abbiamo detto, nel frattempo un tenente turco organizza una spedizione con una decina di soldati, con la scusa che Sempad e gli altri si sono sottratti agli ordini, in realtà per soddisfare la propria sete di sangue, ormai giustificata dai dispacci che giungono dalla capitale. La masseria delle allodole allora è una trappola mortale per tutti gli uomini di famiglia, selvaggiamente trucidati. Solo il prete Isacco viene risparmiato, perché greco e non armeno, fra quelli che c'erano lì, insomma, ecco, viene risparmiato questo tale prete Isacco. Sempad è decapitato e la sua testa gettata in grembo alla moglie. Ecco, è sicuramente, poi ne riparleremo ancora di questo fatto, è sicuramente un romanzo molto crudo, però ecco, è un romanzo che racconta la verità dei fatti, le cose come sono avvenute, quindi questa crudezza, insomma, è necessaria perché noi andiamo a conoscere, no, quello che effettivamente è avvenuto in quell'anno, nel 1915, contro gli armeni in Turchia. Anche il piccolo Nubar, ecco, abbiamo detto che si salvano solamente le donne, perché gli uomini, tutti gli uomini di famiglia
vengono trucidati. Anche il piccolo Nubar, l'abbiamo già anticipato, il più piccolo dei figli di Senpad, si salva solo perché è travestito da bambina. Dicevamo, queste sono storie certamente crude, orrende, ma da conoscere. E purtroppo anche non così tanto lontane dal nostro presente, se è vero come è vero, che a poche centinaia di chilometri a sud, in Iraq, o a sud-ovest, in Siria, ancora oggi muoiono uomini, donne e bambini per il solo fatto di essere cristiani, uccisi da gruppi di dei fanatici musulmani dell'ISIS. Zia Henriette. Abbiamo detto che ci sono due bambine che si salvano, che sono Arusiag e Henriette. Henriette alla fine riuscirà a giungere a Venezia, quindi in Italia. Lei all'epoca era una piccolissima bambina di 3 anni che assiste alla strage e sarà sempre segnata da questo evento. C'è un trauma, no, che l'ha segnata per tutta quanta la vita. Antonia la conoscerà, questa la chiama appunto la zia Henriette, e dedicherà proprio questo romanzo a lei. Infatti nella prima pagina questo romanzo si legge a lei, zia Enrica o Henriette, la bambina che non crebbe, cioè proprio perché rimase scioccata da quello che vide quando era così piccola. Il colonnello, capo della guarnigione di soldati del paese, non approva i metodi di questo tenente, no, che ha fatto questa spedizione, è andato a ammazzare praticamente tutti gli uomini della famiglia di Senpad. Interviene per interrompere la strage, ma inconsapevole degli sviluppi che sta ormai prendendo il progetto Armenia, viene sollevato dal comando e trasferito sul fronte russo per punizione. Se leggiamo per esempio la pagina 131 di questo libro, ecco, possiamo leggere: nessuno gli ha detto che un distaccamento dell'organizzazione speciale, ecco, l'organizzazione speciale è un po' quello che corrisponde, se vogliamo, all'SS dei nazisti, cioè un corpo speciale che si è incaricato di attuare questo progetto dello sterminio dell'Armenia, comandato da un gruppo di ufficiali itaedisti ferventi, quindi questi fanatici, insomma, musulmani, chiamiamoli, è arrivato da 3 giorni in quel paese e ha conferito a lungo col Kaimakan, quindi potremmo dire col sindaco, no, del paese, quindi con chi ha il potere nel paese. E così questo colonnello interrompe questa strage alla masseria delle allodole, ma poi, come abbiamo spiegato, viene proprio mandato via per punizione, perché non è quella la linea del governo. La linea del governo è una linea dura, dura, molto dura, crudele, abbiamo visto con gli armeni. Incomincia quindi qui la parte seconda, che come abbiamo detto è intitolata come titolo Il nome della moglie di Senpad, cioè Sushanig. Rimasta senza marito, Sushanig torna in paese, racconta quello che è successo a Ismene e le altre donne che erano rimaste in paese, ma le donne e i vecchi armeni, miopi, ancora non intuiscono la portata del dramma. Singolare, altra singolare coincidenza con l'atteggiamento che avranno gli ebrei dell'Europa centrale alla vigilia dell'Olocausto. Abbiamo letto molti libri su questo argomento. Sappiamo che erano ciechi, miopi, insomma, gli ebrei non avevano intuito che cosa si stava preparando loro. E così anche avviene agli armeni, infatti, dice, senza i loro uomini, dopo, infatti nella prossima slide spiegheremo che già praticamente tutti gli uomini del paese erano stati trucidati. Abbiamo già detto che i capofamiglia erano stati chiamati in prefettura e poi dalla prefettura spostati da un'altra parte, dove furono uccisi tutti quanti barbaramente. Senza i loro uomini, con il peso dei vecchi e dei bambini, le donne inclinano al panico, ma sono pronte a credere a qualsiasi voce rassicurante. No, non è possibile che vogliano sterminarci tutti quanti. No, sicuramente adesso avranno, insomma, catturato, imprigionato alcuni di noi, ma solo per, come una specie, non di arresto vero e proprio, ma come una specie di fermo,
e poi dopo i capofamiglia ritorneranno a casa da noi, e hanno punito Sempad solo perché non ha obbedito agli ordini, solo perché è scappato. E poi, come avete visto, no, il colonnello ha perfino rimproverato il tenente per quello che ha fatto. Sono tutti propensi a credere a qualsiasi voce rassicurante e soprattutto a non cedere alla disperata verità, seppure gli venisse in mente. È per questo che il piano procede senza intoppi, senza vere ribellioni da parte di questo popolo così docilmente sciocco. Ecco, purtroppo, diciamo che gli armeni non si ribellano, no? Di fronte a quello che sta avvenendo, perché non pensano che possano arrivare fino al punto in cui invece arriveranno i turchi. Intanto, tutti gli uomini catturati, l'abbiamo già detto, sono trucidati di nascosto. Donne, vecchi e bambini a questo punto sono costretti a spostarsi, mentre i banditi curdi occupano, con il consenso dei turchi, le case degli armeni lasciate vuote. Infatti, dice, a un certo punto, no? E il banditore, no? Le guardie, il banditore del paese, vanno proclamando questo. Il governo vi sposta, siete costretti quindi ad uscire dal paese, voi armeni, donne, vecchi, bambini, eccetera, per proteggervi meglio. Le vostre case, i vostri negozi saranno affidati all'esercito. Ah, ipocrisia questa, perché come abbiamo già detto, invece arrivano i curdi a prendere, a saccheggiare le loro case. Nazim, il musulmano zoppo mendicante, è una spia dei turchi. È disposto a fare il doppio gioco per soldi. Però, poi dopo Ismene va da lui e, appunto, promettendogli dei soldi, riesce a fargli un po' cambiare idea. E così Nazim consegna a Sushanig il telegramma con cui Yervant avvisa di non poter venire da loro. E lei urla che ormai è tutto inutile. Cioè, Yervant dall'Italia scrive che non gli è più possibile venire lì da Sempad, da suo fratello Sempad, perché è scoppiata la guerra, e Sushanid urla che ormai tutto è inutile perché il fratello Sempad, come abbiamo detto, è già morto. Bene, passiamo al giugno del 2015, un giugno di tormento che Sushanid e le altre donne di famiglia, insieme, abbiamo detto, con l'ultimo dei figli maschi, perché tutti gli altri figli maschi sono stati uccisi, incominciano un vero e proprio esodo. Abbiamo detto questo viaggio forzato, cioè sono costretti tutti gli armeni a lasciare il paese. Ecco, l'obiettivo, ve lo anticipiamo, è il seguente, è quello di portarli appunto in un luogo dove verranno consegnati a questa organizzazione speciale che li farà fuori tutti quanti. Dicevamo, inizia questo esodo. Il viaggio delle donne, imposto dalle autorità turche, stavolta è verso sud, mentre quello dei superstiti dello sterminio che possiamo leggere nel libro di Mush è verso nord, verso Yerevan, verso la Russia, è l'unica libertà possibile allora per gli armeni. Scusate se facciamo ancora riferimento al libro di Mush, ma lo facciamo perché è stato un libro che è piccolo, molto più breve e corto rispetto a questo della Masseria delle Allodole, ma anch'esso comunque molto bello e significativo. Lì un gruppo, anche lì soprattutto di donne, anche lì c'era un greco, eccetera, scappano dal villaggio in cui c'è stato lo sterminio, scappano verso nord. Adesso invece, ovviamente, i turchi intendono condurre gli armeni non certo verso i confini dove oltretutto si sta combattendo con i russi, no, a nord, ma abbiamo già detto a sud verso l'Eufrate, dove intendono trucidarli tutti. Il gruppo è guidato dalle giovani Azniv e Veron, l'abbiamo già detto, sono le sorelle minori di Sempad, Yervart, eccetera. Azniv si sente investita di un'importante responsabilità. Veron è un'armena convertita al protestantesimo metodista. Le accompagna sul carro anche il vecchio prete,
Ovannes, che viene però ucciso nel corso di un'incursione di predoni curdi, che ammazzano anche molti bambini per seminare terrore. Si impadroniscono di alcuni carri e si allontanano solo quando Sushaning porge uno splendido rubino a uno di loro. Ecco, dobbiamo infatti dire che questi armeni, prima di andare via dalla città, sono riusciti a portare con loro gioielli, diamanti, se li sono nascosti, no? Dentro le vesti, denaro, monete, che devono servire effettivamente, serviranno loro per la sopravvivenza, per quelli di loro che riusciranno a sopravvivere. Ogni tanto anche i gendarmi turchi, gli zaptie, che controllano sempre il convoglio da lontano, fanno incursioni e saccheggi all'interno della carovana, no? Di questo gruppo di armeni. Stuprano donne e sequestrano ragazze per farle diventare prostitute, le ragazze. Mentre i vecchi e le vecchie, come Nevart, la moglie di Amar Pazum, abbiamo detto che il bisnonno era morto un anno prima. Sua moglie muore l'anno dopo, nel corso di questo esodo, di stenti, per la strada durante il viaggio. Avrebbe avuto anche lei diritto a un funerale solenne, come era stato quello di Amar Pazum, suo marito, e invece, come tanti altri vecchi armeni, muore semplicemente durante il cammino perché non ce la fa più. Ci sono delle sopravvissute, sì. Per esempio Ripsime, che partorisce con difficoltà il suo bambino in mezzo agli orrori, ma poi se lo vede uccidere infilzato da una baionetta. Infine, miracolosamente, riesce a ricongiungersi con suo marito. Questa è l'unica storia davvero e totalmente, potremmo dire, a lieto fine che la bambina ricorda. Penso proprio che la bambina sia lei, sia Antonia Arslan. Insieme all'avventurosa epopea del Mussa Dagh, letta d'un fiato nell'estate dei 14 anni. Evidentemente Antonia Arslan ha letto a 14 anni il celebre romanzo di Franz Werfel, I 40 giorni del Mussa Dagh, che racconta la sopravvivenza degli armeni di sette villaggi situati alle pendici del massiccio del Mussa Dagh, il monte di Mosè. Sono le eccezioni che confermano la regola, nel senso sono pochi davvero quelli che da queste regioni usciranno vivi. Ecco, stavamo dicendo le sopravvissute perché ce n'è un'altra, che è Araxi. Araxi è una delle figlie di Sempad e di Sushanig. È dentro il gruppo, no? E a un certo punto riesce a svicolare insomma, dal controllo delle guardie, no? Si fa dare delle monete d'oro perché loro stanno praticamente morendo di fame, hanno dei soldi, hanno dei denari e quindi potrebbero magari farsi dare da mangiare dalla gente del posto una volta che passano dai campi o dai paesi, no? Araxi infatti si fa dare delle monete d'oro per convincere i contadini dei dintorni a dare loro qualcosa da mangiare, ma poi non torna più indietro. E giungerà fino ad Alessandria, si intende, Alessandria d'Egitto, insieme al suo uomo, un ruffiano proprietario di un bordello. Mentre molti degli armeni muoiono durante i viaggi forzati, lei sarà sana e salva. Ora, Sushanig e gli altri, insomma, da una parte sono sconvolti dal fatto che Araxi non torni indietro a dar loro da mangiare, no? Ma dall'altra Sushanig gliel'aveva anche detto: senti, se riesci a salvarti, scappa, fuggi e non tornare mai più qua in mezzo a questo convoglio, insomma, perché altrimenti rischi davvero di morire. Il gruppo arriva a Konya. Konya è la città dei dervisci musulmani. Abbiamo già detto che i musulmani non sono, per fortuna, lo sappiamo molto molto bene perché ne abbiamo moltissimi qua in Italia, bravissimi, no? Non sono tutti fanatici, anzi, ci sono per esempio dei sacerdoti musulmani che quando si va in Turchia, per esempio, a visitare questo bellissimo paese, no? Si esibiscono
nelle loro famose danze circolari, i dervisci. Ecco, arrivano in questa città gli armeni. I gendarmi decidono di rifornire di pane il convoglio, cioè questo gruppo, insomma, di armeni, perché hanno paura che loro comunichino con la gente del posto. Non ci devono essere contatti, non ci devono essere legami fra gli armeni e la gente del posto. Qui incontrano Ismene, Isacco e Nazim, che sono giunti lì partendo dal loro paese, insieme con la buona Caterina, che poi è morta di dolore, anche perché aveva perso, nel corso delle stragi, aveva perso il figlio di Mitrachi. Ismene e Nazim, trasportati di nascosto da alcuni contrabbandieri, riescono ad arrivare laddove si trovano gli armeni. Contemplano la sciagura del gruppo decimato, nel senso che già molti sono morti, nel viaggio dal loro paese di origine fino a Konya, e riforniscono su Shanig e compagni di un po' di cibo, di quello che riescono a dare loro, no? Eludendo la sorveglianza delle guardie. Ma leggiamo un brano tratto da questo libro nelle pagine 170-171 dell'edizione Il nostro possesso. Isacco, Ismene e Nazim scendono e guardano. Guardano lo spettacolo miserabile delle donne che avanzano, strascicando i piedi, nudi nella polvere che è dappertutto, con i volti reclinati verso terra e le spalle curve. Guardano i bambini scheletrici, che fissano anche loro la strada, e improvvisamente capiscono che quelle poche creature cenciose, che cercano per terra un cibo inesistente, sono tutto ciò che rimane delle migliaia che sono partite un mese prima dalla città sui grandi carri. Isacco, Ismene e Nazim hanno visto, no, partire le migliaia di armeni del paese sui carri, e adesso vedono questo gruppo sparuto, fatto, dicevamo, di donne con la testa bassa e di bambini smagriti, scheletrici. Proprio l'immagine è la stessa identica, no? Dei bambini nei campi di concentramento, denutriti, perché questi armeni non riuscivano a mangiare niente, non potevano mangiare niente, erano costretti solamente a camminare, l'unica cosa che potevano mangiare era l'erba che calpestavano. Isacco, Ismene e Nazim guardano e piangono silenziosamente, non riconoscono nessuno, ma improvvisamente capiscono che qui è in azione una malvagità più grande di loro, che faticano a concepire. Ecco, abbiamo già detto chi sono. Isacco è il prete greco, che era presente lì alla masseria dell'Allodor ed era stato risparmiato, salvato solo perché greco. Ismene è quella loro parente, Nazim è quel mendicante. Anche loro hanno raggiunto Konya, e quando vedono il gruppo di armeni capiscono il dramma che loro stanno vivendo. Verso Aleppo. Da Konya la comitiva riparte verso la città di Aleppo. Intanto Yervant in Italia riceve una lettera da Zare. Vi ricordate che Zare è il fratello di Yervant, di Sempad, eccetera, e che vive appunto ad Aleppo. Ma la censura che controlla la corrispondenza proveniente da un paese nemico come l'impero ottomano ha cancellato la parte in cui si raccontano più esplicitamente i fatti tragici di quel periodo. Yervan non si dà per vinto e spedisce a fratello Zare un libro di medicine, con la scusa appunto che lui erano colleghi, no? Abbiamo già detto che erano medici tutti e due, no? Quindi, insomma, quei manuali, ad esempio, delle case farmaceutiche, no? Con dentro però due pagine di in francese, due pagine di richieste di maggiori chiarimenti. Comunque, anche in Italia iniziano a traperare le prime voci preoccupanti sulla situazione in Turchia. Lo stesso Yervant fa parte di un gruppo di armeni che si riunisce a Zurigo ogni tanto e nel quale si scambiano le notizie, ma ripeto, anche lì nel Veneto, dove abita lui, incominciano a traperare alcune notizie provenienti per esempio dagli americani. Ecco, continua la marcia verso Aleppo. Per controllare gli armeni sono stati arruolati i peggiori carcerati,
fatti uscire di prigione per l'occasione. Ma leggiamo alla pagina 175, si dice: un vecchio compare finito in galera qualche anno prima, un vecchio compare di Nazim, che è un mendicante, abbiamo detto, ma che era stato anche in galera. Finito in galera qualche anno prima, poi uscito gloriosamente per l'occasione della lotta contro gli armeni. È un aggregato dell'organizzazione speciale, un esecutore diventato piuttosto bravo a torturare e di orientare. Ma Nazim ricorda bene l'avidità spietata dell'uomo, non può essere scomparsa. Ecco, l'unica cosa su cui si può contare, no? È che queste guardie, questi gendarmi, o appunto questi esecutori dell'organizzazione speciale, siano più avidi di oro, di denaro o di brillanti che non di sangue. Bene, stavamo dicendo, quindi, cioè, bene, nel senso, continuiamo il nostro discorso, ma la situazione è sempre più drammatica. La carovana è indotta adesso a spostarsi, abbiamo detto, da Konya verso Aleppo, oltrepassando impervie montagne, e tra l'altro nel corso di questo viaggio moltissime altre persone periranno, dove si trova al comando della città di Aleppo in Siria, Jemal Pasha, il terzo ministro del triumvirato al potere nell'impero, insofferente però di questo esilio, cioè del fatto che gli altri due, ne abbiamo già detto, no? Sono Enver Pasha e Talat Pasha, l'abbiano relegato lì, in questa città lontana dal centro, dal cuore, dalla capitale dell'impero, e non molto convinto del progetto armeno, come molti tedeschi, allora alleati dei turchi e spesso a capo e a presidio delle città, per cui tante città, anche turche, nelle quali si trovavano anche molti armeni, no? Non subirono, insomma, ecco, gli armeni che si trovavano in queste città non subirono la persecuzione per il semplice fatto che a capo di queste città si trovavano dei tedeschi che non avevano le stesse idee dei turchi, insomma. Ecco, a questo punto cosa succede? Succede che Ismene, Nazim, eccetera, anche loro si spostano da Konya verso Aleppo, non passando dalle montagne, ma per una via molto più diretta e agevole. Lì Ismene, quindi ad Aleppo, Ismene riesce a contattare Zare, l'altro fratello di Sempad, che le dà del denaro, e visto che ha sposato una francese, Zare, il medico di Aleppo, ha sposato Marie-Josephine, una francese, è in ottimi rapporti con i francesi che sono in città, si procura la carrozza diplomatica del consolato francese per preparare, progettare la fuga dei suoi parenti, quindi di Sushanig, la moglie di suo fratello, e di tutte le sue figlie, più il figlio. Ecco, approfondiamo un po' il discorso su Nazim. Nazim, abbiamo detto, è il mendicante che aveva fatto anche la spia, ma che adesso invece, anche per i soldi che gli aveva dato Ismene, ha cambiato partito, nel senso adesso aiuta gli armeni, cerca di ricompensare tutti i tradimenti perpetrati contro gli armeni quando faceva la spia al paese, al suo paese, aiutando in tutti i modi su Shanig. Ma quando raggiunge il gruppo, che ormai arriva effettivamente ad Aleppo, ma è confinato all'esterno della città, assiste alla morte di Veron per fame. Quindi Veron, abbiamo detto, una delle sorelle minori di Sempad e anche appunto di Zare, muore di fame una volta che arriva appunto ad Aleppo e non ha niente da mangiare. La situazione è disperata. Infatti Aleppo è solo una tappa di passaggio, la meta finale è Deir ez-Zor, presso il fiume Eufrate, dove si trovano i fanatici ittaidisti. L'ho detto che la storia si ripete ancora oggi più o meno negli stessi luoghi, infatti, lo sappiamo benissimo, in Iraq, no? Pensate per esempio a Mosul, no? Ci sono persecuzioni, no? Di cristiani, e ci sono stavolta i jihadisti, ittaidisti, jihadisti, insomma. Sono comunque fanatici musulmani, allora come oggi, che vogliono far fuori appunto questi cristiani. Gli armeni, abbiamo già fatto dei video, no, sulla storia degli armeni,
hanno una storia ricchissima, bellissima, da conoscere. Dicevamo comunque che lì, in quel paese vicino all'Eufrate, una volta che arriveranno lì, tutti gli armeni verranno trucidati, no? Infatti, quei fanatici sono lì per completare l'opera e gettare nel fiume Eufrate i cadaveri di tutti gli armeni che giungono lì, dopo averli ammazzati. Ismene e Nazim, ecco, intanto abbiamo detto che si progetta invece la fuga di Shushanig e delle sue figlie. Ismene e Nazim riescono ad eludere la sorveglianza di un ufficiale che vuole impedire ogni aiuto agli armeni. Quindi c'è un ufficiale che controlla che nessuno della città di Aleppo raggiunga il gruppo degli armeni per aiutarli. Riescono però a superare questa sorveglianza corrompendo, per esempio, Selçuk, che è un gendarme zoppo, insieme con un altro ufficiale che è disposto ad aiutarli purché il medico Zaré lo curi. Abbiamo già detto che Zaré era un famoso medico di Aleppo, c'era un altro ufficiale che aveva bisogno di cure mediche e grazie a questo, e grazie soprattutto ai denari, no, le sterline, insomma, che sono in grado di dare ancora agli armeni e a questa gente, potranno ricevere l'aiuto. Nazim intanto incontra anche Gelal, ve lo ricordate lo spasimante di Azniv al paese? E Nazim gli racconta che lei, quindi Aznib, e le altre donne di famiglia sono ancora vive nel campo. Ora si progetta, dicevamo, la fuga. La fuga consiste in questo, cioè Sushanig e tutti gli altri devono essere nascosti dentro un carro, dentro questa carrozza diplomatica, no, di cui abbiamo parlato prima. Solo che quando la carrozza arriva al campo, ricordate, la scusa sarebbe quella di andare a curare, c'è cioè il medico Zaré che arriva con questa carrozza, con tutte le insegne francesi possibili per curare questo ufficiale. Non tutto però fila liscio, le guardie si accorgerebbero dell'inganno se Aznib non attirasse l'attenzione urlando: «Io vi sfido, non riuscirete a ucciderci tutti!» Urla, urla, attira l'attenzione delle guardie, dei gendarmi, e loro i soldati si concentrano su di lei, la ammazzano con un colpo di sciabola. E questo però lei l'ha fatto deliberatamente, è stato un sacrificio per permettere alla cognata Sushanig e alle nipoti, no, le figlie di Sushanig, di salvarsi. Mentre appunto Sushanig e le bambine corrono verso il doppio fondo della carrozza, si nascondono sotto la carrozza. Questo doppio fondo è stato magistralmente costruito da dei falegnami, amici, no? Per nascondere appunto gli armeni. Quindi la fuga effettivamente riesce, tutti quanti della famiglia, tutti i sopravvissuti della famiglia, tranne Aznib, che abbiamo detto viene ammazzata, no? Riescono a salvarsi. E arriviamo pertanto verso la fine di questo romanzo. Come termina questo romanzo? Zaré ospita tutti nella sua cantina per un anno. Poi, passato quest'anno, tutti quanti partono alla volta di Venezia, verso l'altro fratello, no? Che potrà ospitarli. Sushanig muore nel corso del viaggio per mare verso Venezia, mentre le sue bambine, vi ricordate Henriette, no? Che è una di quelle bambine, appunto la zia Henriette, e Nubar, vi ricordate che era il bambino, l'unico figlio maschio sopravvissuto, vengono accolte e accolti quindi da Yerbant a Venezia. Singolare che sia stato proprio Zaré a salvarli. Leggiamo infatti, per concludere questo nostro contributo, un brano tratto da questo libro alla pagina 29. Sarà Zaré lo scettico, l'europeo, a salvare il retaggio familiare. Europeo quasi nel senso spregiativo, cioè quello che non seguiva le tradizioni, le credenze, no, familiari. Sarà proprio lui però a salvare il retaggio familiare, quindi a salvare questa eredità. I nipoti, a salvare i nipoti, l'abbiamo già detto, no? Che sarà Zaré a salvare i nipoti. Pensate,
E questo è che praticamente il finale, la fine del romanzo, no? Cioè come si conclude, la conclusione del romanzo viene anticipata, come potete vedere, alla pagina 29. Sarà lui a salvare i nipoti, salvare le fotografie, i quattro corpicini denutriti, uccellini moribondi, piccoli teschi, tutt'occhi raggomitolati insieme, e il pacchetto prezioso dei ritratti di famiglia, cuciti con il libro di Gregorio di Narek in uno straccetto di velluto. Ecco, qua ci viene in mente il libro di Mush, perché l'abbiamo già detto, gli armeni sono molto legati alle loro tradizioni, no? E quindi per esempio a questi manoscritti, no, libri religiosi, insomma, che rappresentano il legame con il loro passato. E dicevamo, passati di mano in mano dai morenti ai sopravvissuti. Aridi, asciutti scheletri memoriali di una vita che fu cordiale e rumorosa, ricca d'acque, ricca d'ospitalità e festevolezze. Infatti, nelle prime pagine del romanzo, sulle quali non ci siamo molto soffermati, si racconta un po' di questa vita festosa degli armeni in questo posto, che viene improvvisamente troncata da questi progetti di sterminio, che sono davvero l'emblema di quello che accade quando nel cuore dell'uomo prevale l'intolleranza e la xenofobia. Impariamo dagli armeni a non dimenticare il nostro passato e la nostra tradizione, la nostra storia e le generazioni che ci hanno preceduto. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter a scuola.